Sono molte le ragioni che possono spingere un cliente ad affidarci la perizia della propria vettura di interesse storico. Ognuna di queste richieste è assolutamente lecita e comporta un'analisi più o meno approfondita del veicolo. Il nostro cliente è proprietario di una vettura dal modesto valore commerciale, tra i modelli in produzione con marchio Lancia a cavallo degli anni 90, assieme a Lancia Dedra, Lancia Z, Lancia K e K Coupé. Parliamo della Lancia Delta seconda serie, vettura che si propose come diretta discendente della Lancia Delta per antonomasia, vettura indimenticabile e vincente sotto molti punti di vista. Il design di questa vettura due volumi made in Lancia fu concepito all'Istituto Idea di Moncalieri e si distingueva per un frontale basso, molto spiovente, con una calandra e fari molto sottili ed un'imponente coda alta e tronca. Per snellire il montante posteriore vennero applicati dei profili in plastica ai finestrini posteriori. Ritroviamo tutte queste caratteristiche nell'esemplare di perizia di oggi. In particolare si tratta di un allestimento base tra quelli offerti all'epoca e denominato 1006. Al lancio del modello nel 93 gli allestimenti base erano rappresentati da 1006 e 1008, subito seguiti da 1006 LE e 1008 LE. Le versioni top di gamma erano vendute con motore 2000 bialbero. Identifichiamo subito il primo optional previsto all'epoca, mi riferisco in particolare al colore della carrozzeria. Si tratta di un colore definito allora metallescente, in pratica si trattava di un colore metallizzato, in questo caso il colore Green Park, disponibile per tutti gli allestimenti. Non era l'unica versione metallizzata o metallescente, altri colori di questa tipologia potevano essere il verde derby, il blu madras, il black, due tonalità di grigio, il Silverstone e il Memphis e il rosso Coventry. Dando uno sguardo più ravvicinato alla carrozzeria notiamo che, nonostante sia in buone condizioni, presenta vari segni di ammaccature e scalfitture, comunque aspetti che non sono riconducibili ad una spesa molto alta in caso di ripristino. Le parti che presentano maggiormente i segni del tempo sono quelle in plastica a vista, in particolare mi riferisco alle calotte degli specchi retrovisori e al paraurti posteriore. Sono comunque componenti di non così complesso reperimento. Sulle modanature protettive delle fiancate troviamo proprio l'identificativo dell'allestimento, appunto il 1006. Nel corso degli anni, fino al 2000, data della cessazione della produzione del modello, vennero poi aggiunti ulteriori allestimenti. I copricerchi in plastica previsti sulle versioni base sono in ottime condizioni, anche se quelli delle ruote anteriori sinistra e posteriore destra mostrano svariati segni di usura. Stabilite quindi le condizioni degli esterni, addentriamoci all'interno dell'abitacolo. L'allestimento base prevedeva selleria con rivestimento in tessuto, in questo caso di colore grigio 160, unica variante selezionabile oltre al color turchese 144. Oltre al tessuto erano previsti anche rivestimenti in alcantara e in alcantara recaro. I particolari costruttivi sono tipici dei modelli Lancia degli anni 90, quando il marchio puntava ancora molto sull'esclusività. A riprova di questo basta fare riferimento alla tappezzeria del lato guida che riporta la sagoma in rilievo del marchio Lancia. Il quadro strumenti è situato all'interno di una vera e propria palpebra e che riporta al suo interno tutti gli strumenti e indicatori. Conta chilometri, conta giri, orologio analogico, temperatura dell'acqua e livello carburante. Le versioni full optional vedevano fortemente arricchito l'appeal del cruscotto. Erano infatti disponibili climatizzatore automatico e autoradio. Inoltre, dagli allestimenti 2000 a salire, gli esemplari potevano fregiarsi di indicatori aggiuntivi come la temperatura dell'olio o il voltmetro relativo alla tensione batteria. Con un effetto finale
sull'utente di estrema completezza e sofisticazione. Nel nostro caso la plancia è molto semplice, comprende il climatizzatore manuale e due alloggiamenti che si presentano entrambi liberi, uno dei quali prevedeva l'installazione dell'autoradio. Se il basso chilometraggio è confermato assolutamente dallo stato della selleria e della tappezzeria, lo stesso non possiamo dire per il cielo dell'abitacolo, che è quasi completamente scollato e che sicuramente rappresenterà un deprezzamento alla fine delle nostre considerazioni. Inoltre la parte estremale del cruscotto a contatto con il parabrezza è danneggiata, tuttavia il cliente è già in possesso del componente sostitutivo che risulta solamente da riverniciare. Infine riscontriamo un ulteriore optional che consiste nell'airbag lato guida che veniva offerto con un sovrapprezzo di 1.600.000 lire in abbinata al pretensionatore delle cinture di sicurezza. Ma passiamo dunque alla meccanica. Sotto il cofano troviamo il motore 1.6 monoalbero 75 cavalli in posizione trasversale, facente parte della famiglia dei motori 1.6 Fiat progettati inizialmente da Aurelio Lampredi, padre anche dei ben più noti propulsori Fiat Vialbero. Proprio nel 1993 si iniziarono a fare strada i limiti emissioni che costrinsero i costruttori ad adottare soluzioni tecniche quali i convertitori catalitici e iniezione elettronica che ritroviamo anche nell'esemplare di oggi, in particolare nella versione single point. L'alimentazione dell'esemplare fu modificata installando un impianto GPL aftermarket marcato Landirenzo e attualmente funzionante. Nonostante la presenza di un impianto GPL ai giorni nostri possa rappresentare di certo un plus dal punto di vista commerciale, non lo rappresenta dal punto di vista storico. Dovremmo quindi segnalarlo al nostro cliente. Ovviamente, associato alla presenza dell'impianto, riscontriamo la presenza di una bombola toroidale nel baule. Bene, abbiamo fatto un'analisi accurata della vettura nei vari suoi aspetti e ora non ci resta che trarne le somme. Per quanto riguarda gli esterni, abbiamo trovato delle condizioni buone, con lievi segni di scalfitture e ammaccature sulla carrozzeria e deterioramento dei componenti plastici come calotte degli specchi e paraurti posteriore, comportando un deprezzamento stimato di circa 300 euro. Riguardo agli interni, abbiamo trovato una condizione di tappezzeria e selleria ottimi, stessa cosa per la strumentazione di bordo. Non si può dire lo stesso per il cielo della vettura, che è quasi totalmente scollato. Tuttavia, nonostante la presenza di questo aspetto, possiamo ritenere un lieve sovrapprezzo degli interni rispetto alla valutazione di riferimento. Per la parte meccanica, come abbiamo detto, l'unico aspetto da segnalare è la presenza di un impianto GPL aftermarket non previsto all'epoca e installato in un secondo momento dal proprietario originale. Nulla da segnalare per quanto riguarda il resto della meccanica. Il motore è perfettamente funzionante e il fondo è in buono stato. Aspetti assolutamente allineati alle caratteristiche della vettura che ha percorso ad oggi solamente 70.000 km. L'allestimento dell'esemplare di oggi non è trattato nelle riviste di settore che considerano la valutazione solamente della versione top di gamma del 1993, e cioè la 2000 Turbo HF. Un buon esemplare, label AB, è stimato avere valore di circa 5.500 euro. Riteniamo plausibile che il prezzo di riferimento per l'allestimento 1.6 LE possa attestarsi attorno ai 2.500 euro. Questo, unitamente alle valutazioni di poco fa, porta l'esemplare di perizia a raggiungere la quotazione di 1.650 euro. Bene ragazzi,
testi la perizia è finita. Da un lato il nostro cliente desiderava far aggiungere una marcia in più alla propria vettura per la vendita. Dall'altro però era anche profondamente curioso di ripercorrere le scelte del nonno quando decise nel 1993 di acquistare questo esemplare. Beh, noi con la perizia di oggi speriamo di aver approfondito e chiarito entrambi questi aspetti. Ora ragazzi, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima e lasciarvi con alcune immagini della Lancia Delta nella storia.